La rielezione della von der Leyen, dopo 15 anni di questa gestione nefasta, io sinceramente non me l'aspettavo. Qualcuno l'ha votata, quindi qualcuno si è reso responsabile, e mi auguro che ognuno di voi se lo ricordi la prossima volta che andrà alle urne, di quanto sta accadendo. Non solo, ma poi la von der Leyen ha eletto la sua commissione, e questa commissione ha nominato, poi dopo dovrà passare, ma penso che passino tutti, non c'è motivo perché non passi, ci lascia un pochettino e mi lascia un po' perplesso. Fermo restando che io non valuto in base alle persone, perché valuterò in base ai fatti, però insomma ci sono dei profili, delle figure che mi lasciano pensare un po', ne faccio uno, di come per esempio la Ribera, il Green Deal, insomma questa è ideologicamente convinta e in più è sistematicamente antinucleare, non mi sembra che sia proprio la migliore figura da mettere in quella posizione. Poi ha eletto un commissario al clima, che sarà quello che dovrà poi vigilare anche la parte fiscale. Questo aveva una società nelle isole delle British Virgin Islands, noto paradiso fiscale, insomma. Non mi sembrano delle scelte molto oculate. Diritto alla vita, diritto allo studio, diritto al lavoro, questi sono i diritti di cui tutti dobbiamo godere. E se non siamo ricchi, questi diritti non ce li potremmo permettere, anzi qualcuno ce li porterà via. Quindi se noi non facciamo crescere l'Europa, che dal 2008, ricordo a tutti, non cresce più, dal 2008 c'è stato il grande sorpasso dell'economia americana sull'economia europea. Dal 2008 l'economia americana è cresciuta del 100%, l'economia europea del 20%. L'economia cinese dal 2008 è cresciuta del 400%. Quindi pensate un po' quanto ci ha fatto bene questo credito. Pensate quanto ci fa bene pagare gli agricoltori affinché non producano. Pensate quanto ci fa bene proporre la legge sul restauro della natura, ovvero dobbiamo ritornare ad avere le paludi, la malaria, i terreni incolti, perché questo è quello che ci sta proponendo l'Europa. Questo è quello che ci propone l'Europa.